Cominciamo di fatto questo nuovo anno, non lo chiamerei scolastico, un anno dedicato all'aggiornamento degli insegnanti della chimica delle scuole medie superiori. Sono molto soddisfatto del numero di iscritti. Questo dimostra l'attenzione che i docenti pongono alla loro formazione e semplicemente il programma di quest'anno, come sapete, è in parte dedicato a chiudere il ciclo di lezioni che erano previste per l'anno scorso e in parte dedicato a un argomento nuovo che in un certo senso casualmente, in un certo senso spiacevolmente, in altri sensi piacevolmente, azzeccato e pertinente a fornire informazioni anche sul momento che viviamo. Perché l'iter del farmaco in linea di principio è come l'iter di un vaccino e quindi ci saranno degli spunti sicuramente correlabili alla situazione attuale. Il concetto di correlare quello che viene illustrato nelle lezioni a quella che è la vita reale, quella che interessa poi tutti i ragazzi, credo che sia un concetto che è stato espresso in un modo molto raffinato e pertinente dal nostro socio, il filosofo Salvatore Vecca, nella riunione del 21 dicembre. In sostanza, il suo parlare di saperi immediati e di saperi interpretativi risponde proprio al concetto insegniamo cose, ma insegniamo come analizzare queste cose, come calarle nella realtà. E questo è un lavoro che è molto difficile, a cui sono chiamati gli insegnanti, perché significa far capire questa correlazione, ma significa anche far capire, cercare di far capire al ragazzo lui che persona è, come interpreta la sua presenza nella società, che ruolo si dà, come interpreta e spera che sia il suo futuro. Ecco, legare queste cose così personali e non semplici all'insegnamento credo che sia il messaggio dato da Vecca ed è il messaggio che personalmente condivido completamente, e noi all'Istituto Lombardo condividiamo completamente, ed è la strada, se vogliamo dire innovativa, perché noi forse un po' di fatto queste cose le abbiamo sempre fatte, ma non le abbiamo teorizzate. Invece vanno anche teorizzate perché questo aiuta a pensarle, a capirle, a realizzarle. Quindi, per concludere subito, la conseguenza di questo è l'importanza che noi vorremmo annettere quest'anno al vostro lavoro di trasferimento nella classe, dei concetti e delle nozioni, innovative di aggiornamento che vi vengono fornite dai docenti del corso. Questo è un lavoro importante perché è un lavoro di ripensamento, ed è un lavoro da fare con i ragazzi alla luce dei concetti che dobbiamo imparare tutti a tenere presenti quando si ha a che fare specialmente con persone giovani. Aiutarli a capire chi sono, cosa fanno, cosa possono fare, e fargli capire che tutti hanno un ruolo nella società se lo sanno cercare e lo sanno interpretare. Lascio la parola alla dottoressa Pezzola per delle precisazioni.
e dopo presenterò la nostra oratrice odierna. Prego. Grazie, professor Majorana, per questa prospettiva di senso che conferisce a queste lezioni che andiamo ad intraprendere oggi e saluto tutti e ringrazio per la vostra adesione alla proposta formativa. Il mio compito è quello di inquadrare dentro prospettive ampie ciò che andiamo a fare. La prima prospettiva è la prospettiva progettuale. In primo luogo, la proposta che vi viene offerta, la proposta formativa del corso di chimica, si inserisce entro la più ampia cornice del corso del progetto I Lincei per la scuola, un progetto che da oltre 10 anni è attivo. Restringendo di un poco la prospettiva di analisi, il corso che vi viene proposto rientra all'interno della proposta formativa dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, che è il soggetto coordinatore del Polo di Milano, ovvero sia di quell'unità di ricerca e di formazione proprio orientata, proprio stabilizzata nella sede della città di Milano. L'Istituto Lombardo a sua volta presenta 7 corsi per 6 discipline, per 6 discipline, e una di queste discipline, uno di questi corsi è proprio quello di chimica. All'interno del Polo di Milano vi sono diverse anime, diverse figure con diversi ruoli, che costituiscono un po' quella che è la struttura, che animano quella struttura e quella concezione che desideriamo sia consapevolmente strutturata nella proposta formativa del Polo. In primo luogo avete già avuto modo di conoscere la dottoressa Francesca Cardano, è una tutor, è la tutor di riferimento, ecco lei che è portatrice del sapere della materia, diciamo così, incarna l'anima del sapere competente. In secondo luogo abbiamo un altro tutor, il dottor Luigi Menduti, un altro giovane chimico che incarna in qualche modo prevalentemente l'attività di ricerca, una ricerca che è orientata soprattutto sul patrimonio storico, che riguarda anche la storia della chimica, la storia della conoscenza della materia, del patrimonio archivistico e librario conservato presso il nostro Istituto Lombardo, che vi invitiamo, sperando, confidando in tempi migliori, a venire a visitare e a conoscere direttamente. La terza anima fondamentale è quella che viene personificata soprattutto dalle nostre professoresse, che già conoscete anche dalle precedenti edizioni, che sono le professoresse Donatella Nergen e Carmen Cappellini, che hanno una lunga esperienza di insegnamento della chimica, le quali ci invitano a prestare un'attenzione particolarmente attenta, accurata, agli aspetti della didattica, agli aspetti della valutazione e del monitoraggio, non solo e non tanto degli studenti, quanto prima di tutto di noi stessi, perché impostiamo in modo consapevole il processo della nostra formazione continua, miratamente orientato a degli obiettivi che via via si fanno sempre più tangibili e concretamente legati alla nostra attività professionale. Ecco dunque 3 anime, vi ho dato anche dei nomi che sono i riferimenti principali, fermo restando che all'interno di questa unità di lavoro si lavora con grandissima collaborazione, con grande reciprocità, coordinati dal professor Stefano Majorana, che tutti conosciamo nella sua grande competenza di una vita passata al servizio dell'insegnamento e della ricerca. Ecco, non è stato un esercizio intellettuale quello di presentarvi le persone e le funzioni che queste persone svolgono all'interno del gruppo di ricerca, perché rappresentano esattamente quell'unità che noi sentiamo come necessaria nella formazione del docente: la competenza disciplinare, la ricerca costante e il legame con il mondo dell'università, l'attenzione e la formazione nell'ambito della didattica, soprattutto nell'approccio
e nell'approfondimento del tema della valutazione del valutare per educare e della valutazione del monitoraggio di sé per un percorso, per l'impostazione e la progettazione di un percorso consapevole. Ecco dunque, proprio su questo aspetto, mi piace introdurre un'ultima dimensione prima di cedere la parola, che è la dimensione temporale. La dimensione temporale in cui si snoda questo corso che andiamo ad intraprendere oggi. In primo luogo un legame temporale con quelle che sono le precedenti edizioni, con la continuità della proposta formativa del Polo di Milano, ma anche una prospettiva di futuro di, appunto, di questo corso che oggi si va ad aprire, ma soprattutto di proiezione attuativa. Un futuro che diventa pratica delle conoscenze, degli apprendimenti occorsi all'interno di questo corso di formazione. Ci diceva il professor Majorana, per una infelice, ma forse in questo momento certamente non casuale, casualità, non casuale, insomma è un ossimoro, ma prendiamola per quel che è come dato di realtà, il fatto di approfondire l'aspetto dalla scoperta, dalla molecola alla commercializzazione del farmaco sicuramente è una competenza per sé, un aspetto di ricerca, ritira in ballo tutta una serie di competenze di base e nello stesso tempo ci proietta dentro un futuro attuativo all'interno delle nostre classi che dà un significato e dà una scorcia il tema da una prospettiva di utilizzo proprio dell'argomento in senso pragmatico, educativo e formativo in tutte le accezioni del termine. Ecco allora, sarete chiamati a rispondere prima della fine del corso di chimica a un questionario che non sarà un semplice questionario di gradimento, ma sarà soprattutto uno strumento per una riflessione proprio su questi aspetti di applicazione per costruire insieme dei processi di conoscenza che siano veramente efficaci all'interno delle vostre classi e per il vostro insegnamento. Mi piace ora cedere la parola proprio su questo tema, prima di salutarvi, cedere la parola alla professoressa Carmen Cappellini, che proprio su questi aspetti dell'insegnamento e su questi aspetti legati alla proiezione attuativa dei contenuti è molto più competente di me. Cedo a lei la parola e vi ringrazio dell'attenzione. Prego, professoressa Cappellini. Grazie per questa presentazione, la ringrazio molto. Dirò semplicemente due parole, intanto di un saluto carissimo a tutti i colleghi che rivedo con enorme piacere dopo questa interruzione, direi tragica, dello scorso anno. E vedo che ci sono iscritti molti colleghi nuovi, quindi benvenuti ai colleghi nuovi, aumentiamo naturalmente questo gruppo di affezionati, devo dire che ci fa molto piacere sapere che ci sono insegnanti che tutti gli anni si riscrivono e quindi questo lo vediamo con grande favore. Immagino di esprimere anche il sentimento del professor Majorana e di tutto l'Istituto Lombardo. Benvenuto, vi do il benvenuto e un caro saluto anche da parte ovviamente della professoressa Netken, che poi prego di intervenire qualora appunto volesse precisare meglio quello che sto per dire. Mi sembra che quest'anno in particolare dobbiamo proprio porre l'attenzione sulla conclusione del corso, cioè proprio sull'aspetto di ricaduta di quello che noi andiamo ad apprendere nelle classi, perché è della filosofia della Fondazione dell'INCEI Scuola, lo è stato anche negli anni scorsi, quello di avere poi una ricaduta sulla popolazione studentesca. Però diciamo, come qualcuno ha detto molto bene già, questo distingue questo corso dall'andare ad ascoltare delle conferenze. Perciò io penso e vi invito caldamente a produrre un lavoro finale che sia un lavoro rielaborato con le classi.
Ci sono parecchie novità in campo quest'anno, anche sotto l'aspetto, diciamo, della raccolta dei materiali, eccetera, verranno man mano, poi la dottoressa Pezzola naturalmente saprà darci tutte le informazioni del caso, però io penso che oramai siamo avviati verso anche la possibilità di raccogliere i materiali prodotti, perché una delle cose a cui personalmente ho sempre tenuto moltissimo è che i lavori che vengono svolti sono sempre preziosi non solo per i singoli, ma sono preziosi per tutti e diventano quindi un silos, una riserva di materiali di cui poi tutti possiamo usufruire, anche proprio nel senso, secondo me, di avere una visione di formazione appunto in continuo, cioè che il corso non finisce con l'ultima lezione, ma può essere riutilizzato, rivisto e ampliato anche in fasi successive. Quindi formazione in continuo, secondo me, sia per gli insegnanti, per i colleghi, ma anche per gli studenti. Cioè, vedere il materiale prodotto da un collega, secondo me, è sempre qualcosa di estremamente prezioso, che può essere rivisto, rivisitato, eccetera, ma comunque è un materiale di cui tener conto, che diventa qualcosa che serve poi a tutti, insomma. Quindi per questi lavori naturalmente la professoressa Nepke e io, ma soprattutto i due tutor, saranno a vostra completa disposizione per qualunque necessità. Naturalmente ci saranno degli aspetti di tipo puramente legati alle conoscenze che io personalmente sicuramente non ho, però faremo di tutto per o rimettermi in contatto con i relatori oppure cercare delle vie di approfondimento per esservi di sostegno e di aiuto. Mi sembra di non voler esagerare del vostro tempo e quindi buon pomeriggio a tutti, buona lezione e se ci sono domande naturalmente. Poi naturalmente, ecco, mi permetto in questa sede di dire qualunque necessità, io sapete, sono sempre a disposizione con la mia mail, quindi contattatemi come credete, quando credete. Grazie. Allora, buongiorno, volevo salutarvi anch'io, sono Donatella Nepkin, volevo ringraziare tutti i colleghi che già conosciamo e i colleghi nuovi perché ho visto un buon numero di nuovi iscritti e volevo appunto confermare quello che diceva la professoressa Cappellini, dire che vi aiuteremo nel modo più utile per voi, speriamo, per poter applicare il più possibile nelle vostre classi tutto quello che riuscirete a sentire e ad imparare durante il corso di chimica. E volevo anche dirvi un'altra cosa che forse vi dirà la dottoressa Pezzola per fare le domande ai nostri relatori, quindi per oggi la professoressa Ravasio, potete farle alzando la mano e dopo circa la metà del suo intervento. Così avremo poi avrà la professoressa poi il tempo per rispondervi. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie alle nostre professoresse Carmen Cappellini e Donatella Grazie. Grazie. Zenke. Ecco, vi chiediamo la cortesia, adesso passiamo proprio alla parte più tecnica attuativa, vi chiediamo la cortesia di spegnere tutti i microfoni, esattamente, al fine di creare meno disturbo ora che il nostro relatore della giornata prende la parola. E vi chiediamo anche di oscurare, se vi è possibile, le telecamere, in modo tale che cerchiamo di garantire il minimo di interferenza rispetto all'intervento, che in questo modo dovrebbe essere tutelato al meglio. Ecco, vi ringraziamo di questo. Per quel che riguarda la raccolta di buone pratiche, l'Istituto Lombardo si sta dotando di un nuovo sito sul quale ci sarà la possibilità
di caricare i vostri materiali, si tratta di questione di un paio di mesi e avremo la possibilità di raccogliere, ecco, per cui entro la fine del corso di raccogliere i materiali da voi prodotti, in modo tale che diventino veramente una carrellata di buone pratiche da cui attingere. Poi un'altra cosa, rafforzamento del gruppo di lavoro con i tutor e con le collaboratrici che da anni conoscete, ci consente di avere una possibilità di interazione maggiore, considerato anche l'alto numero di iscritti, siete un'ottantina, per cui abbiamo raggiunto il quorum massimo che era stato previsto dal corso. In questo modo potremo darvi delle risposte il più possibile esaurienti da diversi punti di vista, che chiaramente, come ci diceva prima la professoressa Cappellini, la cosa richiede un insieme di persone che collaborino e lavorino insieme. Ecco, sull'alzata di mano e sulla chat per porre domande ha già detto la professoressa Nebgen, chiedo la cortesia alla tutor dottoressa Cardano al fine di agevolare poi l'ordinata raccolta delle domande e degli interventi, di fare lei una sintesi delle domande che verranno poste in chat, in modo di raccogliere le richieste di parola in modo tale che poi lei possa fare in modo unitario, anche per agevolare aspetti tecnici di coordinamento, possa appunto fare una sintesi dei temi che magari ricorrono anche in più di una domanda, in modo tale di focalizzare bene i temi di discussione. E ringrazio sin d'ora Francesca. Passo la parola al professor Majorana, che introdurrà ora il relatore della giornata. Sì, il relatore. Dunque, in questa prima parte di corso ci sono tre conferenze. La professoressa Ravaggio, la professoressa Speranza e il professor Loris Giorgini di Bologna, che sono dedicate a un argomento di grande attualità, cioè il recupero di materiali, sia da fonti rinnovabili, sia da polimeri. E la professoressa Ravasio, che si è laureata in chimica e ha fatto il dottorato in scienze chimiche ed è oggi direttore CNR del centro CNR che si chiama SciTech, penso che voglia dire scienze e tecnologie chimiche, non ci giurerei, ma penso di sì. SciTech lavora in questo campo, lei utilizza metodi catalitici per la trasformazione di prodotti naturali di varie origini, tipo oli, vegetali, cellulosa, zuccheri, e quindi un argomento di grande interesse. Io sarei grato alla professoressa Ravaggio se potesse anche darci un'idea dell'economicità di queste lavorazioni, perché è chiaro che si parte da prodotti, dico io, così dopo non faccio domande, di valore aggiunto abbastanza basso, e quindi se c'è poi un'economicità in questi processi, perché credo che sia un aspetto importante del riciclo o del riutilizzo questo. E cedo la parola alla professoressa, grazie. No, non sentiamo. Grazie Stefano, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui oggi, perché spero proprio che anche queste tematiche entrino nei programmi delle scuole superiori. Ho fatto già qualche volta qualche conferenza in qualche istituto, ho rilevato grande interesse, soprattutto da parte degli insegnanti, devo dire. Allora, provo a condividere lo schermo. Ecco qua. Vedete tutti la presentazione? Allora, come accennavo, appunto in questa presentazione illustrerò alcuni esempi di materiali e prodotti provenienti da fonti rinnovabili.
Da dove nasce questo tipo di attività? Nasce dalla grande transizione socio-economica che stiamo vivendo, passando da un modello economico basato essenzialmente sul petrolio e i suoi derivati a un modello, alla bioeconomia, quindi a un modello che invece si basa su materiali e prodotti di origine rinnovabile. Secondo l'OCSE già nel 2030 30% dei materiali prodotti dovrebbero essere provenienti da questa via e probabilmente si riuscirà anche a superare questa quota. Dobbiamo quindi passare dalla raffineria tradizionale alla bioraffineria, quindi dove le materie prime vengono purificate e trasformate esattamente come nella raffineria stessa. Questo è dovuto non tanto alla diminuzione delle risorse fossili, ma quanto alla sempre più crescente consapevolezza da parte dei consumatori dei vantaggi offerti da questo tipo di materiali e prodotti rispetto sia per l'ambiente che per la salute pubblica. Infatti la richiesta di bioprodotti è in continua crescita, questo grafico è un po' datato ma il trend continua a essere lo stesso, quindi una crescita del circa 10% l'anno. È importante sottolineare che questa crescita è molto superiore per i prodotti non energetici, quindi prodotti e materiali di uso quotidiano, rispetto a quella dei prodotti energetici. Quindi per affrontare questa sfida dobbiamo ripensare un po' tutto il nostro modo di concepire l'industria chimica, particolarmente per quel che riguarda il pool di materie prime utilizzabili che per quel che riguarda i modi di trasformazione, perché non sempre le trasformazioni utilizzate nella petrolchimica possono essere adattate, anzi quasi mai. A questo proposito, l'unica fonte rinnovabile di catene lunghe di atomi di carbonio è rappresentata proprio dagli oli vegetali. Un olio vegetale è un trigliceride, quindi un estere del glicerolo con tre catene di acidi grassi, in questo caso qui rappresentato, una è una catena C16 satura, quindi acido palmitico, una catena C18 con un unico doppio legame, l'acido oleico, e una catena con tre doppi legami, che è l'acido linolenico, che è un omega 3, come vedete 1, 2 si conta dalla fine, è sia omega 3 che omega 6. Quindi le materie prime per l'oleochimica sono il trigliceride, appunto, i metilesteri che si ottengono per transesterificazione del trigliceride, oppure gli acidi grassi che si ottengono liberi, che si ottengono o per splitting del trigliceride, oppure in molti oli di scarto. Ora, da questi oli vegetali possono ottenere vari prodotti. La trasformazione più nota è la transesterificazione con metanolo per produrre il biodiesel, ma abbiamo anche reazioni di esterificazione o transesterificazione per produrre lubrificanti, di epossidazione seguita dall'apertura dell'anello per ottenere polioli destinati poi all'industria dei poliuretani o delle resine, e la scissione ossidativa per ottenere monomeri per materiali plastici. Ora, dalle reazioni di esterificazione possiamo ottenere un grandissimo ventaglio di prodotti. In questo ventaglio, appunto, da sinistra a destra abbiamo un aumento in valore aggiunto, vedete, passando dal FAME, che sono per appunto il biodiesel, o i metilesteri intermedi per altre trasformazioni, via via attraverso i lubrificanti, arrivare fino agli esteri di zuccheri o di composti ad attività biologica come gli steroli o altri antiossidanti. I lubrificanti stanno all'ottavo posto nella produzione di tutti i prodotti chimici su scala globale, esclusi ovviamente i carburanti. Questo dà conto di quasi 40 milioni di tonnellate all'anno, anche queste in crescita continua. Quello che è importantissimo sottolineare è che di tutta questa enorme quantità di materiale circa il 50% finisce nell'ambiente, o per applicazioni cosiddette total loss, come possono essere i binari dei treni, ma anche le motoseghe o tutti
motori a due tempi dove il lubrificante va effettivamente disperso nell'ambiente, oppure se per, a causa di incidenti vari. Questo è molto importante per se si pensa che un litro di lubrificante da fossile può inquinare 1 milione di litri d'acqua che diventa non più potabile. Quindi è assolutamente urgente e questo è un tema piuttosto sentito nell'industria dei lubrificanti, è urgente trovare alternative più amiche dell'ambiente per questo tipo di materiale. Ora, gli oli vegetali sono molto adatti a questo utilizzo perché sono rinnovabili naturalmente, ma già di per sé hanno un'elevata lubricità, un elevato indice di viscosità, che è molto importante, un elevato flash point, che costituisce un elemento di sicurezza, di maggior sicurezza negli ambienti di lavoro, non contengono idrocarburi poliaromatici né li producono durante l'uso e hanno una bassissima tossicità acquatica. Quindi presentano tutti questi vantaggi, ma soffrono di una scarsa stabilità all'ossidazione e di una scarsa stabilità all'idrolisi. Ora, come mai un olio vegetale si comporta da lubrificante? Perché un olio o i suoi gli acidi grassi corrispondenti posseggono una testa idrofila e una catena, la catena appunto lunga dell'acido grasso, idrofoba. Quindi nel caso di superfici metalliche, queste molecole si orientano con la testa idrofila verso la superficie del metallo e quando le due parti del meccanismo vengono fatte scorrere una con l'altra, sull'altra, le code, l'intersecarsi delle code agevola sostanzialmente il meccanismo e quindi agisce da lubrificante. Per godere dell'etichetta Ecolabel della Comunità Europea, il requisito che debbono rispettare i materiali è la biodegradabilità di almeno 60% dopo 28 giorni e un'ecotossicità nei confronti di organismi acquatici di maggiore di 100 mg litro. Non è al momento necessario che il fluido base sia proveniente da fonte rinnovabile. Negli ultimi anni un'azienda lombarda, la Bellini S.p.A., ha condotto uno studio molto approfondito confrontando un fluido lubro refrigerante a base vegetale con uno a base minerale. I risultati che ha ottenuto sono che effettivamente la biodegradabilità è più del 90% per questo tipo di fluido contro un 30% di quello minerale, che gli idrocarburi pH nel fluido dopo 6 mesi di utilizzo sono soltanto 3 microgrammi grammo rispetto a 38 del corrispondente minerale. Nelle nebbie oleose che si formano durante le lavorazioni di questo tipo, dopo 6 mesi, i pH sono 50 nanogrammi metro cubo contro quasi 3000 di quella base minerale e inoltre si osserva un incremento nella vita dell'utensile di tornitura del 40% ed addirittura dell'80% per l'utensile di alesatura, con un consistente guadagno anche economico. Qui ci sono delle tabelle che lascerò nella presentazione se qualcuno dovesse essere interessato. Ora, l'impatto sulla salute di questo aspetto è molto significativo in regioni come la Lombardia, dove la lavorazione dei metalli è molto, molto praticata e quindi si stima che in Lombardia almeno 380.000 lavoratori vengano esposti all'uso di oli lubrorefrigeranti o lubrificanti in generale. Per quel che riguarda l'ecotossicità, in un altro studio su lubrificanti prodotti utilizzando olio di girasole e altoleico, hanno messo in luce che i fattori di tossicità nei confronti delle alghe, della dafnia e dei pesci sono di gran lunga superiori a quelli richiesti dalla normativa, che vi ricordo era 100 mg litro, quindi superiamo addirittura i 1000 mg litro, mentre anche in questo caso la biodegradabilità era superiore all'80%. Rimane però il problema della stabilità all'ossidazione. La stabilità all'ossidazione
che per gli oli alimentari chiamiamo irrancidimento e si traduce invece per gli oli industriali in formazione di morchie, di depositi carboniosi che potete immaginare per un lubrificante sono dannosissime perché poi provocano anche l'ingrippamento del meccanismo. La stabilità ossidativa dipende fortissimamente dalla composizione dell'olio. Allora, gli oli che utilizziamo comunemente, il più diffuso in comunità europea è l'olio di colza e negli Stati Uniti quello di soia, sono composti da catene C18, variamente il Satur, quindi tre doppi legami, linolenico, linoleico. Ora, se osserviamo la velocità di ossidazione di queste tre molecole, vediamo che quella con tre doppi legami si ossida 100 volte più velocemente di quella senza doppi legami. Quindi uno potrebbe pensare, beh, basta idrogenare, eliminare un po' di doppi legami per avere un olio più stabile. Questo è sicuramente vero, ma bisogna stare attenti all'andamento dei punti di fusione che va alla rovescia. Quindi più col diminuire dell'insaturazione aumenta significativamente il punto di fusione. Questo è determinante perché naturalmente un fluido idraulico deve essere fluido anche a temperatura ambiente. Quindi bisogna cercare di idrogenare il più possibile, fermandosi però allo stadio di un doppio legame, evitando assolutamente la formazione del composto saturo. Bisogna evitare in realtà anche altri fenomeni come la isomerizzazione posizionale, cioè lo spostamento del doppio legame sulla catena che comporta un aumento del melting point rispetto alla posizione iniziale, e ancora di più l'isomerizzazione cis-trans che fa aumentare molto significativamente questa caratteristica. Purtroppo sono due fenomeni che avvengono quasi inevitabilmente durante un processo di idrogenazione che per quel che riguarda gli oli vegetali riguarda essenzialmente soltanto catalizzatori a base di nichel. Il fatto che il componente monoinsaturo sia il componente ideale per un fluido industriale era già stato messo in luce già da qualche anno per il biodiesel, dove si è trovato che il monoinsaturo appunto rappresenta il giusto compromesso tra per mantenere le proprietà a freddo che aumentano, migliorano diciamo con la polinsaturazione, cioè il fluido è più fluido se molto insaturo. Ma la stabilità ossidativa che la normativa europea pone minore di 120, il numero di iodio è un modo di misurare i doppi legami presenti nella molecola, minore di 120, per quel che riguarda il numero di cetano, cioè la propensione all'accensione del carburante, anche questa aumenta con la saturazione e la normativa europea la pone a 51. Quindi l'olio più adatto per applicazioni industriali di tipo carburante o lubrificante, massimamente per lubrificante, è l'acido oleico. Purtroppo l'olio vegetale che contiene più acido oleico è il girasole ad alto oleico, selezionato ad alto oleico, non quello naturale, che però è ancora molto costoso. E anche se la produzione sta aumentando, è dedicato praticamente solo all'uso alimentare, negli oli per frittura essenzialmente. Quindi, alto numero di iodio, quindi con tanti doppi legami, mostra scarsa stabilità all'ossidazione. L'idrogenazione potrebbe migliorare la sua stabilità ossidativa, ma rischia di peggiorare inevitabilmente le proprietà a freddo, mentre solo un processo di idrogenazione selettiva in grado di ridurre il numero di doppi legami al componente monoinsaturo senza aumentare quello di stearico migliorerebbe la stabilità mantenendo a livelli accettabili le proprietà a freddo. Ora, questo è un aspetto al quale noi abbiamo lavorato molto e come vedete qua abbiamo messo a punto un processo che in condizioni di idrogenazione molto blande, sono le condizioni che si usavano per fare le margarine, e con un catalizzatore molto economico a base di rame su silice, partendo da un range amplissimo di oli vegetali,
lino, camelina, vinacciolo, cartamo, canapa o talloide, che è il sottoprodotto dell'industria della carta, con composizioni molto diverse. Quindi ci sono quelli ricchi in componente linolenico, tre atomi, tre doppi legami, o ricchi in linoleico o con altre composizioni miste, arriviamo sempre a una composizione più o meno uniforme, con un contenuto di oleico intorno al 60% e soprattutto senza mai aumentare, rispetto al prodotto di partenza, il contenuto in acido stearico. Questo può essere molto utile, questo lavoro è stato fatto sui metilesteri, quindi sul biodiesel, può essere molto utile anche per stoccare oli vegetali avendoli stabilizzati prima e rendersi così indipendenti dalla disponibilità stagionale o regionale, che può essere molto diversa. Qui, vabbè, più in dettaglio, con un trattamento di mezz'ora, appunto, in 4 bar di idrogeno a 160 gradi, abbattiamo completamente il C18-3 nell'olio di lino, facendo crescere praticamente solo l'oleico e soddisfando così le richieste per la normativa europea per quanto riguarda il numero di cetano, il numero di iodio, e mantenendo, qui proprietà a freddo sono rappresentate dal PowerPoint, mantenendo discrete proprietà a freddo. Ora, abbiamo pensato quindi insieme a Bellini di utilizzare questo processo anche sull'olio di colza, tal quale, per aumentarne la stabilità all'ossidazione e quindi renderlo adatto alla formulazione di lubrificanti da base rinnovabile. Quindi vedete che anche qui abbiamo alzato un po' la temperatura, perché naturalmente lavoriamo sull'olio e non sul metilestere, quindi è meno fluido, e dopo soli 10 minuti già abbiamo raggiunto l'81% di C18-1, nel tempo raggiungiamo livelli molto elevati di C18-1 e contemporaneamente qui abbiamo in ascissa la percentuale di C18-1 e in ordinata la stabilità all'ossidazione in minuti misurata con un metodo standard, che è quello dell'RBOT, e vedete che man mano che aumenta la percentuale di oleico aumenta moltissimo la stabilità ossidativa. Non solo, ma se confrontiamo il nostro olio, che è quello in verde, con quello originale, non se ne parla proprio, ma anche col girasole alto oleico, che è attualmente quello a disposizione con il più elevato contenuto in oleico, l'olio idrogenato ha addirittura una stabilità all'ossidazione superiore. Per questo il catalizzatore si ricicla molte volte, quindi questo migliora l'economicità del processo, naturalmente, per cui possiamo proporre un lubrificante fatto in questa maniera come un lubrificante che soddisfa la regola della tripla P bottom line, la tripla P sta per People, Planet e Profit, perché abbiamo un lubrificante che tutela la salute dei lavoratori, tutela la salute del pianeta, mantenendo un certo vantaggio economico per chi lo produce. Per quel che riguarda invece la stabilità termica idrolitica, questa è legata alla presenza di questo protone in questa posizione dello scheletro del trigliceride. Per questo si producono degli esteri di questo tipo, con il trimetilol propano, questo in questo caso, o il neopentilglicolo, il penteritrolo, che non hanno protoni nella posizione beta rispetto ai tre gruppi carbonilici. In questo modo la stabilità idrolitica aumenta moltissimo. Come si fa questa operazione? O per transesterificazione dei metilesteri con la TMP o l'alcol poliolo che si sceglie, in questo caso base catalizzata, oppure per esterificazione diretta con acido solforico o con acidi solforici. Allora è importante sottolineare che questo, sia le reazioni base catalizzate che quelle con acidi omogenei, sono molto poco sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, perché è necessario neutralizzare l'acido, quindi si ha produzione di sali inorganici, i prodotti vanno lavati più di solito più di una volta e quindi si ha una produzione di reflui molto significativa.
Più recentemente si sono introdotti sali di stagno, ossido di stagno per questa trasformazione, ma anche qui si ha una formazione di saponi di stagno che poi compromettono la demulsività del prodotto. Ora noi invece abbiamo lavorato anche su questo e abbiamo trovato che l'utilizzo di catalizzatori solidi acidi sono miscele di silice con zirconia, titanio, allumina, cioè ossidi con caratteristiche di acidi di Lewis, con questi catalizzatori solidi in assenza di solvente otteniamo ottime conversioni sia per l'acido oleico puro tecnico, di grado tecnico, che per miscele, questa PFAD è la miscela di acidi grassi provenienti dalla raffinazione dell'olio di palma o addirittura l'olio ottenuto dalla pula di riso, che è un olio molto acido. Otteniamo conversioni molto elevate e soprattutto selettività ai triesteri molto elevata, superiore fino al 95%. Dovete pensare che far entrare tre catene sullo scheletro del trimetilolo propano non è proprio facilissimo. Naturalmente, essendo una reazione di esterificazione, pur sempre una reazione di equilibrio, quindi va aiutata allontanando l'acqua o applicando un po' di vuoto oppure con un flusso di idrogeno. La selettività è molto importante perché in questo modo il prodotto è più puro e quindi la richiesta, la specifica viene raggiunta in modo più puntuale. Questi esteri dell'oleico col TMP sono venduti come ISO 46, vedete che con due dei nostri catalizzatori andiamo molto vicini al valore di 46, con un ottimo indice di viscosità e buone proprietà a freddo. Tenete conto che questi due prodotti commerciali sono comunque additivati per raggiungere queste proprietà. Abbiamo prodotto esteri di vario tipo, tra i quali gli esteri degli acidi C8-C10, che sono molto particolari perché, vedete, hanno pure point, è una misura delle proprietà a freddo, di meno 60 e quindi li rendono utili per l'utilizzo come lubrificanti nell'aviazione. Da dove vengono i C8-C10? Sono il sottoprodotto della raffinazione dell'olio di cocco che contiene principalmente acido laurico, che è destinato alla detergenza, e quantità più piccole invece di acido 10, che vengono separati e quindi possono essere utilizzati per questa reazione. Ci sono domande finora? No, nella chat. Posso? Perché io non vedo qua. Posso vedere? Vado avanti? Sì, benissimo. Okay. Benissimo, quindi gli altri prodotti, quindi abbiamo parlato un po' dei metilesteri del biodiesel, un po' dei lubrificanti, gli altri prodotti del ventaglio sono essenzialmente dei tensioattivi sempre per lo stesso motivo, cioè perché contengono una testa idrofila e una catena lipofila, una coda lipofila, e quindi hanno poi diverse proprietà a seconda della lunghezza della catena. Per esempio C8 e C10 sono umettanti, C12 e C16 vanno alla detergenza, C18 e C22 come emulsionanti. Come funzionano? Sempre alla stessa maniera. In questo caso la catena si orienta verso la particella di olio, quindi si forma una micella e abbiamo emulsionanti che possono essere di varia natura. Per esempio, in questo caso di questo tipo è l'emulsione che si ottiene per fare la maionese, dove sono moltissimo utilizzati monogliceridi o analoghi, dove appunto funzionano molto bene i monogliceridi. Il potere tensioattivo, diciamo, è regolato dal rapporto idrofilico-lipofilico, il rapporto HLB che si misura col metodo di Griffin, che è una semplicissima formuletta nella quale si fa il rapporto tra la massa della porzione idrofila e la massa complessiva della molecola.
e quindi si ottengono vari valori di questo parametro HLB che indirizzano poi, caratterizzano le funzionalità di queste molecole, quindi può essere un agente di schiuma, un emulsionante watering oil con HLB 3, 4 e 6, quindi è adatto a fare la maionese, oppure tra 8 e 18 oil and water, quindi prodotti come il burro, per esempio, le margarine, mentre quello tra 13 e 14 abbiamo il valore tipico dei detergenti. Come dicevo, i monogliceridi sono amplissimamente usati da molti anni, quindi non è una novità, invece ultimamente si pone molta attenzione sugli esteri di zuccheri per vari motivi, per avere anche proprietà particolari. Per esempio, questo tipo di estere è utilizzato nella cucina macromolecolare, nella cucina molecolare per ottenere alcuni effetti particolari, ma anche in cosmetica e può avere anche applicazioni molto più raffinate. Questo, per esempio, che abbiamo sintetizzato recentemente è l'estere dell'acido palmitico con l'arabinosio e ha un HLB di 9.12. È importante però vedere che l'HLB varia anche in funzione della composizione della miscela. È difficile ottenere questi esteri puri e non vale neanche tanto la pena di purificarli, perché appunto a seconda della presenza di altri diesteri o triesteri o addirittura pentaesteri, poi le proprietà HLB cambiano e possono essere valorizzate in modo diverso. I tensioattivi più noti sono però i detergenti, che funzionano esattamente alla stessa maniera, quindi la coda si circonda, diciamo, la particella di sporco grasso e si forma di nuovo la micella che espone all'esterno la porzione idrofila, quindi può essere facilmente allontanata dall'acqua. I tensioattivi attualmente più utilizzati sono gli alchil solfonati, dei quali uno moltissimo usato è il lauril solfato di sodio, che appunto deriva dall'acido laurico C12, che si ottiene dall'olio di cocco, quindi non è una novità. È una novità invece quest'altro tipo di prodotto. Se considerate che in un detersivo in realtà il tensioattivo è presente solo al 30% circa, mentre una grossa fetta della formulazione è rappresentata da agenti chelanti come le DTA o citrati o altre molecole, perché il detersivo sia utilizzabile anche in acque dure. Ora, recentemente è stata proposta una famiglia di tensioattivi che sostituisce queste due proprietà, quindi agisce sia da tensioattivo che da appunto agente chelante, e si presta particolarmente bene all'utilizzo in acque dure. Si tratta di una famiglia di molecole che può essere tutta 100% ottenuta da rinnovabile, in quanto comprende la catena di acido grasso, come sempre, una catena laterale che si può ottenere dal bioetanolo, ma soprattutto il benzene del benzene solfonato è sostituito da un furano che si può ottenere dall'ossilosio, che a sua volta si ottiene dall'emicellulosa. Quindi anche questa porzione sarebbe proveniente totalmente da fonte rinnovabile. Per quel che riguarda la seconda trasformazione, quindi la ossidazione e l'apertura per fare polioli, questi possono essere utilizzati nella sintesi di poliuretani. Poliuretani sono prodotti in enormi quantità, due fette molto importanti sono rappresentate dalle schiume flessibili, quindi quelle degli materassi, e un'altra grande parte dalle schiume rigide invece, dalle schiume rigide. Abbiamo studiato anche questo aspetto e l'ossidazione si fa molto comunemente, non è un grosso problema, si fa con metodo classico che non è particolarmente sostenibile, cioè quello dell'acido formico in presenza di acqua ossigenata, che in situ forma l'acido performico o l'acido acetico.
che forma il peracetico. L'epossido e gli epossidi degli oli vegetali sono piuttosto stabili. Per fare una schiuma poliuretanica si procede poi con l'apertura dell'anello epossidico con un diolo, in questo caso abbiamo utilizzato questo, e poi agli successivi stadi di formazione di una schiuma poliuretanica. Ora abbiamo confrontato, abbiamo preparato e confrontato una schiuma ottenuta da poliolo fossile, abbiamo preparato due schiume, una utilizzando parzialmente un poliolo d'olio di colza e una con una schiuma e uno con un poliolo ottenuto da olio di colza idrogenato. E si vede che, quindi R, O e HO sono riferimento, quella da olio di colza e quella da colza idrogenata, si vede che alcune caratteristiche, in particolare la compressive strength CS e la densità apparente, migliorano con l'introduzione del componente vegetale. Sia vedete il verde, verde e blu sono appunto la CS, e vedete che migliora passando dalla schiuma ottenuta da fossile a quella ottenuta sostituendo parzialmente con poliolo da olio di colza e poliolo da olio idrogenato, migliora sia la CS che la densità apparente. Questa è migliore per questo, e anche l'allungamento a rottura e la tensile strength. Come mai migliora tanto, e soprattutto è abbastanza sorprendente che migliori di più con l'olio idrogenato? Perché in questo caso si ha semplicemente una composizione più uniforme del poliolo, perché il doppio legame rimane nella posizione C9 e C10, e quindi questa dangling chain, che è considerata plastificante, migliora la struttura della schiuma, come evidenziato da queste micrografie. Questa è quella da fossile, questa è quella con l'olio di colza, e questa con l'olio idrogenato, che è più omogenea. Per fare invece le resine termoindurenti è necessario mantenere i doppi legami, perché questi consentono la reticolazione, una migliore reticolazione nelle tre dimensioni, e quindi consentono di produrre poliuretani rigidi, resine ipossidiche o amminiche, acriliche, maleiche, quello che uno vuole. Anche su questo stiamo lavorando. Per esempio, qui abbiamo l'olio vegetale, produciamo l'epossido col metodo tradizionale col performico, aggiungiamo l'acido acrilico per formare questo addotto, e poi nel processo di curing per formare la resina solida utilizziamo al posto dello stirene il limonene, che, come è noto, è un prodotto naturale, si può ottenere anche dal pastazzo di agrumi, quindi dai residui dell'industria agrumaria. Questo è abbastanza, anche questo è abbastanza importante, perché lo stirene è responsabile di emissioni in aria pericolose anche dopo che il manufatto è stato prodotto, come nel caso dell'arredamento o di altri manufatti, e infatti l'industria dei compositi di questo tipo consuma solo il 9% dello stirene, ma è responsabile del 79% di questo tipo di emissioni. Quindi abbiamo contemporaneamente una resina bio e più salutare. Una resina molto particolari sono in studio anche per le tavole da surf. Pensate che una tavola da 6 piedi pesa soltanto 2,5 kg, ma nel suo ciclo di vita produce 272 kg di CO2. Poiché i surfisti sono piuttosto sensibili ai temi ambientali, già da parecchio tempo esiste un'etichetta, anche qui un ecolabel per i surf, e se vediamo come è formata una tavola da surf, vediamo che c'è una schiuma esterna, uno strato di resina epossidica, uno strato di fibra di vetro, e il cuore poi della tavola stessa è formato da un polistirene ad alta densità. Quindi possiamo pensare di sostituire la resina epossidica con una resina di origine vegetale, la fibra di vetro con fibra vegetale. Ci sono alcune fibre eccellenti
come proprietà appunto meccaniche, come le fibre di canape e di lino, che potevano essere utilizzate anche in altri casi in sostituzione della fibra di vetro, e possiamo utilizzare un cuore di, con un poliuretano, per esempio, di origine vegetale ad alta densità. Come dicevo, esiste già una Ecolabel che prevede l'utilizzo di una resina a fonte vegetale e di un'anima che deve contenere almeno il 25% di materiale riciclato, e lo studio del ciclo di vita di queste, dei prototipi di queste tavole da surf indica appunto una riduzione del 30% nelle emissioni di gas serra e del 61% nell'energia. Quindi molto vantaggioso. Abbiamo poi il settore dei rifiuti dell'elettronica. Sono una quantità enorme, erano 44,7 milioni di tonnellate nel 2016, si prevedeva che salissero a 52 nel 2021, invece c'è stata un'impennata per cui già nel 2020 sono state quasi 54 milioni di tonnellate. Purtroppo l'80% di questa enorme massa di materiale non si sa dove vada a finire, non è documentata, non è riciclata e tantomeno è documentata la sua sorte, per cui finisce spesso in discariche di questo tipo che avete visto tutti i giorni. Anche qui quindi sarebbe opportuno introdurre delle piccole componenti di origine rinnovabile, per esempio questo è un transistor ottenuto da una resina ottenuta a sua volta da glucosio. Anche qui stiamo lavorando per questa particolare applicazione, è importantissimo che sia molto trasparente, evidentemente, e anche molto liscia la superficie. Questo è un piccolo campione che abbiamo ottenuto con l'olio, utilizzando olio di canapa come base. Finora in questo lavoro l'olio di canapa si è dimostrato il migliore in assoluto. Abbiamo poi la scissione ossidativa per produrre monomeri. A questo punto vorrei richiamare un concetto che non è sempre chiarissimo, ovvero il confronto tra plastiche biobase e plastiche biodegradabili. Allora, in questo grafico abbiamo nella parte superiore, nei due quadranti superiori, le materie plastiche ottenute da materie prime rinnovabili, in quello inferiore le plastiche da fossili. Abbiamo poi a sinistra quelle non biodegradabili e a destra quelle biodegradabili. Allora vedete che non c'è una corrispondenza precisa. Per esempio, le plastiche ottenute da fonte rinnovabile che ricalcano quelle ottenute da fossile si chiamano drop-in chemicals, cioè prodotti chimici da fonte rinnovabile che però sono fatte esattamente come quelle da fossile, e vedete che anche se sono fatte da fonte rinnovabile rimangono comunque non biodegradabili. Viceversa abbiamo alcuni polimeri che sono fatti da fossile che invece sono biodegradabili. È il caso per esempio soprattutto i poliesteri, il caso per esempio del polibutilene adipato tereftalato, PBAT, che è prodotto già da qualche anno da fonte fossile, da BASF, col marchio Ecoflex, e attualmente e più recentemente invece prodotto anche da Novamont, da fonte rinnovabile e col marchio OrigoB. Però appunto anche il PBS per esempio è prodotto da fossile ma è biodegradabile. Ci sono poi polimeri che sono sia una cosa che l'altra, come l'acido polilattico e i polidrossi alcanoati. Per quel che riguarda appunto i drop-in chemicals c'è il caso del PET, polietilene tereftalato, che è quello che serve per fare le bottiglie. Durante l'Expo 2015 la Virent aveva proposto in collaborazione con Coca-Cola una bottiglia fatta di questo materiale che è ottenuto 100% da fonte rinnovabile, prevalentemente il glicolo etilenico proviene dalla canna da zucchero e l'acido tereftalico non si capisce bene, ma comunque probabilmente da amido, non si sa. Comunque 100% bio, ma rimaneva pur sempre non biodegradabile. Attualmente è stata abbandonata l'idea di utilizzarlo per le bottiglie da Coca-Cola, mentre si utilizza
per il tessile. Diverso il caso invece del PEF di Avantium, che è un analogo del polietilene tereftalato nel quale l'acido tereftalico è stato sostituito dall'acido furanicarbossilico, che, come già il furano che abbiamo visto nei tensioattivi, deriva dall'ossilosio, in questo caso dal fruttosio, scusate. Quindi questo è effettivamente, non è un drop-in, perché è un nuovo polimero, tra l'altro con caratteristiche per certi versi migliori, perché per esempio la proprietà barriera nei confronti della CO2 per questo polimero sono superiori a quelle del polimero tradizionale. Per quel che riguarda l'utilizzo di acidi di oli vegetali, abbiamo sin dal 1957 Emery negli Stati Uniti produce l'acido azelaico, che è un monomero appunto per materie plastiche, dalla scissione ossidativa dell'acido oleico, scissione ossidativa che è piuttosto impegnativa dal punto di vista chimico, ma insomma si fa, e attualmente è prevista la scissione dell'acido oleico anche da Novamont nello stabilimento di Matrica, che utilizzerà l'olio di cardo, i semi di cardo. Il caso più interessante è quello dell'olio di ricino, che è stato già esplorato da Arkema. L'olio di ricino è interessante perché offre due posizioni di scissione. Una, quella diciamo tradizionale al carbonio sul doppio legame del C9-C10, e un'altra in questa posizione che sfrutta una certa reattività dovuta alla presenza di un gruppo idrossilico. Quindi dalla scissione tradizionale, adesso non vado in dettagli, si ottiene l'acido bicarbossilico C10 e il duotanolo, e dall'altra scissione si ottiene un aldeide C7 e un acido a 11 atomi di carbonio in saturo. Da questi due materiali, quindi sebacico e undicenoico, si producono poi la poliamide 10-10 e la poliamide 11. Da confrontare, che tra l'altro anche queste, soprattutto la 11 mi sembra, è particolarmente adatta alla produzione di cavi perché è particolarmente resistente. Allora, se confrontiamo con la strada della poliamide 12, che prevede la trimerizzazione del butadiene, l'idrogenazione, poi l'ossidazione per produrre sia l'acido di carbossilico C12 che il lattame, vediamo che dal confronto di queste due vie le poliamidi verdi, diciamo, comportano una riduzione del 41% nelle emissioni di CO2 e del 44% delle energie fossili. Quindi io avrei finito la prima parte. Francesca, se ci sono domande? No, al momento non ci sono domande né docenti che hanno chiesto di intervenire. Se qualcuno avesse piacere adesso di fare qualche domanda, magari su queste ultime slide, se no magari a fine lezione forse sarà più facile avere un quadro completo e fare delle osservazioni piuttosto che avere delle curiosità. Certo, quindi facciamo una pausa o andiamo vado avanti? Ma facciamo pure la pausa se questa è finita la prima parte della lezione. Colgo l'occasione per ricordare a alcuni docenti, noi registriamo le vostre presenze guardando chi è collegato alla lezione. Per noi è ottimo se voi riusciste tutti a loggarvi qui sulla piattaforma Zoom con il vostro nome e cognome. Qualora trovassimo solo il nome piuttosto che dei codici o delle sigle, noi abbiamo mandato un messaggio in chat in modo da chiedervi il vostro preciso nome e cognome, perché è importante regolarizzare le presenze ai fini dell'attestazione per la partecipazione al corso. Quindi invito tutti, e abbiamo 5-6 persone che non ci hanno ancora risposto, a controllare la chat in modo da farci avere i vostri dettagli, e ovviamente se durante la pausa vi venissero domande circa l'intervento della professoressa o in futuro, scrivete nella chat o alzate la mano e raccoglieremo le vostre richieste.
Mi sentite? Sì. Scusate, ma c'è stato un piccolo blackout del mio microfono. Dicevo a Nicoletta di continuare. Continuo? Alle 4:30 io devo assentarmi, eventualmente Carmen prende le redini della discussione finale. Va bene? Va bene? D'accordo. Grazie. Grazie. Dopo tanto è andato in stand by. Va bene, allora stiamo attraversando però un'altra transizione molto importante, che è quella dall'economia lineare, dove le materie prime vengono trasformate e gli scarti eliminati e buttati via, all'economia circolare, nella quale tutti gli scarti e i residui delle varie produzioni dovrebbero essere riciclati, riusati o perlomeno valorizzati. Allora, se guardiamo ai residui dell'industria agroalimentare, troveremo tantissime materie prime da sfruttare, e questo è un aspetto sottolineato anche dal New Green Deal europeo. Inoltre, anche questo era già stato evidenziato all'Expo, queste produzioni alimentari sono talvolta molto inquinanti. Se consideriamo le emissioni di gas climalteranti prodotte dalla filiera del cibo, vediamo e le mettiamo in una, le confrontiamo con quelle dei vari paesi, vediamo che esse rappresenterebbero un terzo paese, un paese terzo per emissioni di gas climalteranti, secondo, dopo la Cina e gli Stati Uniti. Le quantità di questi scarti sono enormi, per esempio nella sola comunità europea gli scarti post manifattura del cibo ammontano a 34 milioni di tonnellate all'anno. Sono di varia natura, naturalmente tutte le paglie, ma anche molti altri ai quali talvolta non si pensa. Esistono ovviamente dei percorsi di valorizzazione tradizionale, il più antico e più popolare è la distillazione dell'alcol dalle vinacce, ma anche le pettine sono estratte fin dagli anni 30 su scala industriale dai residui della produzione dei succhi di mela e dei succhi di arancia, e più recentemente c'è poi la valorizzazione di tutti questi scarti per la produzione di biogas. Il nostro approccio è un po' diverso però. Prima di tutto individuiamo negli scarti in questione le varie famiglie chimiche che possono essere valorizzate: cellulosa quasi sempre, proteine quasi sempre, olio talvolta, steroli o altri antiossidanti anche molto spesso. Solo in seguito passiamo a progettare un percorso di valorizzazione che tenga conto e rispetti queste strutture a volte molto raffinate dal punto di vista molecolare, questo qui per esempio è un beta-glucano, e non semplicemente un percorso che non preveda semplicemente di bruciare o fermentare tutto per produrre energia. È l'approccio, per esempio, che abbiamo utilizzato nel progetto Rice Rest, un progetto che è stato elencato tra i 100 migliori progetti di economia circolare in Italia nel rapporto del Simbora, nel quale appunto abbiamo cercato di valorizzare tutti gli scarti della filiera del riso
valorizzando le loro componenti chimiche, quindi la cellulosa della paglia, la lignina della lolla, steroli e olio contenuti nella pula, proteine sempre nella pula e anche silice nella, in, praticamente in tutte le parti, particolarmente nella lolla. Ora, è importante ricordare che per produrre una tonnellata di riso bianco si producono anche 200 kg di lolla, 70 kg di pula, appunto la pellicina che circonda il riso, senza contare più di una tonnellata di paglia che rimane per lo più in campo. Questi scarti, pula, lolla e paglia, non possono essere valorizzati per la produzione di energia perché hanno un elevatissimo contenuto rispetto ad altre paglie e altri sottoprodotti, un elevato contenuto in silice che crea grossi problemi nelle camere di combustione e quindi non vengono valorizzati in questo modo e la paglia per lo più viene lasciata in campo. La pula però contiene un olio particolarmente pregiato e quindi questo potrebbe consentire tenere in piedi, diciamo, dal punto di vista economico, la valorizzazione di tutti questi scarti. La paglia, dicevo, viene per lo più lasciata in campo perché gli agricoltori non sanno cosa farsene. Questo è un serissimo problema ambientale perché, benché in molti paesi questo sia proibito, spesso viene bruciata in campo. Pensate all'Asia, dove talvolta gli aeroporti vengono chiusi proprio per i fumi generati da questa pratica. E questi fumi sono particolarmente inquinanti perché particolarmente per una quantità enorme di particolato, 23 kg per ettaro, di PM10, ma anche altri biocidi, NOx, eccetera. Oppure l'alternativa è reinterrarla, anche molto seguita, è reinterrare la paglia nella risaia per ricostituire un po' il terreno, ma quando poi la risaia viene allegata per il ciclo successivo, questa paglia fermenta in condizioni anaerobiche e questa è riconosciuto, rappresenta dal 12 al 15% delle emissioni di metano dovute all'attività umana. Ricordo che il metano è un gas più pericoloso come gas climalterante della CO2. Quindi sarebbe piuttosto utile valorizzare in qualche modo questa paglia di riso. Noi l'abbiamo valorizzata in questa maniera, con un semplicissimo trattamento in una soluzione alcalina. Miscegliamo la paglia di riso o anche altri materiali vegetali con la lana di scarto. Anche la lana prodotta in Italia, per esempio, è lana di scarto che non è adatta alla filatura. Quindi in questo modo, quindi con questa soluzione alcalina, viene idrolizzata parzialmente la cheratina della lana che funge quindi da adesivo e fa sì che, miscelando appunto con la paglia di riso, si formi un materiale molto compatto che anche sta in piedi da solo. Questo materiale è un materiale sia fono che termo isolante e quindi se lo confrontiamo con il polistirene che si usa comunemente per queste applicazioni, vediamo che prima di tutto questi pannelli sono basati su fonti rinnovabili e hanno un ottimo comportamento al fuoco, mentre il polistirene è altamente infiammabile. Rispetto a quelli di sola lana, anche stanno in piedi da soli, sono più rigidi, quindi la messa in opera è molto più semplice perché i materassini di lana sono flosci e quindi devono essere puntellati per coibentare, per esempio, una parete. Hanno il coefficiente di isolamento termico è piuttosto buono, migliore, questo deve essere il più basso possibile, quindi è migliore di quelli di sola lana, anche se ovviamente ancora lontano dal potere isolante del polistirene, però appunto questi sono isolanti anche acustici, hanno un ottimo comportamento al fuoco. Il trattamento che facciamo per appunto attaccare la paglia alla lana
rende la lana non più digeribile dalle tarme, quindi non è necessario nessun altro trattamento, a differenza di quello che succede per i materassini di lana, sono molto traspiranti e sono adatti anche per costruzioni antisismiche. Inoltre, a fine vita possono essere granulati e buttati nel terreno perché contengono ancora parte delle proteine della lana. Dalla lolla, invece, bruciandola in condizioni controllate, otteniamo filler per polimeri che sono costituiti da silice. Vi dicevo che la lolla in particolare contiene un'elevata quantità di silice, quindi di sabbia. Otteniamo in questa maniera, con questa combustione controllata, delle particelle di silice ricoperte da un sottile strato di carbonio che, aggiunte a materiali polimeri classici, come in questo caso, aumentano la stabilità, anche qui la stabilità termica. Del resto, la lolla è, l'utilizzo di silice dalla lolla è già stato sperimentato sia da Pirelli che da Goodyear, che appunto sfruttano la silice proveniente dalla lolla dopo averla bruciata, perché questa è formata da piccolissime particelle dette fitoliti, la silice di origine vegetale, per cui è più vantaggioso utilizzare questa silice rispetto, che è già finemente formata da particelle finissime, rispetto a micronizzare una sabbia minerale, diciamo. L'utilizzo della silice nei pneumatici poi aumenta la resistenza al bagnato e mentre diminuisce la resistenza sull'asfalto, quindi comportando anche una riduzione del consumo di carburante. Dall'olio, poi dalla pula, come dicevo, si può estrarre un olio, che è un olio piuttosto prezioso perché contiene in particolare il gamma risonolo. Dalla pula degrassata si ottengono ancora proteine e poi saccaridi, e penso che questo verrà commentato in una delle prossime lezioni. Il gamma risonolo è una molecola piuttosto preziosa, si può derivatizzare anche per ottenere prodotti farmaceutici e però mi interessa sottolineare l'importanza degli antiossidanti presenti nel materiale vegetale. Infatti dobbiamo sostituire sia antiossidanti tradizionali come il BHT o il BHA, il BHA in particolare, l'uso del BHA è stato negli Stati Uniti perché produce metaboliti potenzialmente cancerogeni, e come pure dobbiamo sostituire da anni degli antibatterici antifungini, anche questi di sintesi, come i paraben nei prodotti cosmetici o il triclosan nei detersivi. Ora, nelle materie prime vegetali possiamo trovare delle valide alternative. Per esempio, è stato dimostrato qualche anno fa che la polvere di pesca essiccata naturalmente può essere utilizzata nella conservazione per aumentare la vita della carne di tacchino cotta in modo con un'attività confrontabile proprio quella del BHA. Quindi il procedimento è molto semplice. Un antiossidante molto importante l'abbiamo invece studiato nell'ambito di un altro progetto, il progetto Circo, che studia la valorizzazione del silver skin. Il silver skin è una pellicina molto sottile che circonda il chicco di stacca durante la tostatura. Non se ne parla molto, non lo vedrete mai. Se siete stati da Starbucks in Cordusio, dove c'è una bella piccola raffineria, non lo vedrete mai perché viene immediatamente aspirato nella camera di torrefazione ed allontanato, convogliato poi e pelletizzato, pressato, perché è molto, molto volatile, diciamo. E appunto non lo vedete mai perché viene immediatamente aspirato nella camera di torrefazione perché si incendia molto facilmente. Quindi è uno scarto, in questo caso è veramente uno scarto, che viene smaltito attualmente prevalentemente come rifiuto solido urbano.
Noi che cosa abbiamo individuato nel Silver Skin? Un grasso che ci è parso subito particolare e che potesse essere interessante per la cosmetica, un potente antiossidante, appunto l'acido clorogenico, che abbiamo pensato di derivatizzare, e naturalmente un grande residuo di cellulosa che si può utilizzare per la produzione di carta. Ora, il grasso, come dicevo, si ottiene dal Silver Skin, è un grasso molto interessante, per un burro direi, perché ha una composizione piuttosto insolita, in particolare contiene quantità significative di C20-0, quindi 20 atomi di carbonio, nessun doppio legame, e C22-0, che sono dei componenti effettivamente abbastanza insoliti, non li trovate né nel burro di karité, né nel burro di cacao, né in altri burri utilizzati in cosmetica. E tra l'altro è molto diverso dall'olio che invece si ottiene dai fondi di caffè. E sapete che questo è un materiale che ha attratto un bel po' di attenzione perché è ampiamente disponibile, è uno scarto e se ne può estrarre una buona percentuale di olio. L'olio però è appunto un olio normalissimo con C18.2 e C18.1, ma non questi componenti così particolari che rendono interessante il grasso di Silver Skin. Ovviamente noi abbiamo pensato all'applicazione cosmetica, per la quale ovviamente è necessario che il grasso sia il più possibile incolore e inodore, e quindi anche per rendere più sostenibile il processo di estrazione abbiamo utilizzato un estrattore in CO2 supercritica. Naturalmente il tema del modo di estrazione è fondamentale quando si valorizzano parti di uno scarto vegetale, deve essere il più possibile sostenibile. In questo caso abbiamo messo appunto i parametri adatti, tanto è vero, quindi 300 psi e 60 gradi, ottenendo il grasso della composizione che ci interessava, per cui siamo passati a uno scale-up preliminare utilizzando le strutture di un'azienda che si è resa disponibile. Nella cosmetica i lipidi trovano determinano il pH sensoriale dei prodotti e scompaiono in varie percentuali molto diverse a seconda che si tratti di un prodotto anidro come il rossetto, dove ce n'è parecchio, 50-80%, o un'emulsione oppure una polvere. Però anche nelle polveri si utilizzano piccole quantità di grassi perché hanno una funzione di legante, di filmogeno soprattutto. Ebbene, l'azienda cosmetica che partecipa a questo progetto ha effettivamente messo a punto un rossetto fluido con un finish particolare e utilizzando questo estratto, questo burro o grasso di Silver Skin soltanto al 3%, e hanno notato che arricchisce la texture del rossetto e aumenta l'aderenza delle labbra. Analogamente hanno utilizzato questo grasso anche nella formulazione di un ombretto e anche qui hanno ottenuto delle caratteristiche che sembrano molto interessanti per il mercato, oltre al fatto dell'utilizzo appunto di uno scarto rinnovabile. Dopo il grasso abbiamo estratto quell'acido clorogenico. L'acido clorogenico è un potentissimo antiossidante, è già noto che ha proprietà anti-aging, di UV screen e di antinfiammatorio, e quindi interessante per la cosmetica, ma anche per l'utilizzo in nutraceutica. Ha mostrato diverse attività, anti-obesità, antidiabete, ipertensivo, e quindi può essere utilizzato nella prevenzione e inoltre può essere utilizzato nella prevenzione e nel trattamento della sindrome metabolica. Soffre però di un difetto comune a moltissimi antiossidanti naturali, ovvero è troppo idrofilo e difficilmente, cioè la sua formulazione in prodotti cosmetici ma anche in prodotti nutraceutici non è così semplice. Per cui abbiamo pensato di funzionalizzarlo esterificando, ecco di nuovo l'esterificazione, il gruppo carbossilico in questa posizione con alcoli grassi a diversa catena, a diversa lunghezza di catena. E effettivamente abbiamo messo a punto una sintesi molto sempre con un catalizzatore solido, in modo da appunto minimizzare l'impatto
sull'ambiente di questi della sintesi e abbiamo osservato che effettivamente facendo il test sui radicali liberi, un classico test del DPPH, quindi si vede la variazione del colore per misurare l'attività di come rave di Carl Schevinger, e si vede che mentre la curva in rosso è quella dell'acido clorogenico tal quale, che è già considerato un potente antiossidante, quella dell'estere con C8, con l'alcol C8, è molto più, scende molto più rapidamente, quindi il potere antiossidante è molto potenziato. Due parole sull'industria cosmetica, è un'industria molto importante per l'Italia e in particolare per la Lombardia, con numeri molto importanti sia per addetti ai lavori che per fatturato, e soprattutto è un'industria che impiega il 54% di donne rispetto al 28% soltanto del tutto il settore manifatturiero, e quindi contribuisce a colmare un po' il gap che tra l'occupazione femminile e maschile che abbiamo nel nostro paese, che è piuttosto disastroso. Il residuo di queste due estrazioni, quindi del grasso e del clorogenico, è stato inviato poi alla cartiera Favini, partner anch'essa nel progetto, che con questa, utilizzando questa cellulosa risparmia 15-20% di cellulosa vergine. Ricordiamo che nel nostro paese la cellulosa è tutta di importazione. L'analisi LCA di questo, del primo processo, del processo di produzione della carta, è stata effettuata e si vede che, considerando il 15% di sostituzione della cellulosa con quella di Silver Skin, si risparmia rispetto all'emissione di CO2 da 0,75 kg per chilo, scende a 0,62 kg, mentre l'energia, non tutti sanno forse che la produzione di carta è piuttosto energivora, l'energia utilizzata per sempre per produrre un chilo di carta scende da 16,9 megajoule a 14,8, quindi anche questo comporta un vantaggio, e inoltre si crea una filiera virtuosa, anche il concetto di simbiosi industriale è considerato nel New Green Deal, si crea una situazione virtuosa nella quale l'azienda produce lo scarto che viene poi indirizzato all'estrattore, che poi a sua volta indirizza i prodotti alle varie aziende, cosmetica, nutraceutica e infine all'industria della carta. L'ultimo caso che volevo presentarvi è quello del siero di latte. Il siero di latte è stato demonizzato per molto tempo perché è uno scarto di volumi molto importanti, 8 milioni di litri soltanto in Italia all'anno, e molto inquinante in realtà perché ha un'elevatissima carica BOD e COD. Quindi non dovrebbe essere smaltito nei corsi d'acqua, e il suo smaltimento costituisce un costo importante per i produttori di yogurt o di formaggi. Che cosa si può trovare nel siero di latte? Sostanzialmente solo un po' di proteine e lattosio, per il resto pochissime cose. Da qualche anno, con l'introduzione della tecnica di ultrafiltrazione, è stato possibile per alcune aziende abbastanza grandi separare dal siero di latte le proteine, appunto del siero di latte. Queste proteine hanno un mercato molto estremamente ricco, come qualcuno di voi avrà visto nelle palestre, è molto utilizzato in grandi quantità, e quindi costituisce un notevole guadagno per i produttori di formaggio e di yogurt. Dopo l'estrazione di queste proteine rimane soltanto il permeato, che in pratica contiene soltanto lattosio. Questo lattosio presso alcune aziende viene già cristallizzato e ha invece un mercato molto più modesto. Se potete immaginare che le quantità sono molto più elevate e il giro d'affari è soltanto di 2,5 miliardi.
Per cui qualche tempo fa ci siamo interessati a una reazione di idrogenazione del lattosio che nelle condizioni che utilizziamo dà direttamente il prodotto di idrogenazione dei due zuccheri che costituiscono il lattosio, cioè il lattosio è formato da un'unità di lattosio e una glucosio, in uno stadio solo le idrogeniamo entrambi, rompiamo questo legame e le idrogeniamo entrambe e quindi otteniamo i due zuccheri idrogenati, sorbitolo e dulcitolo o galattitolo. Questi possono essere, il sorbitolo sapete, utilizzato come dolcificante, ma questo non è molto interessante. Più interessante invece utilizzare il sorbitolo e il suo analogo per produrre un prodotto come questo, che è un prodotto di doppia anidrificazione, disidratazione, scusate, e che nel caso del sorbitolo è noto ed è l'isosorbide. L'isosorbide perché ci interessa? Perché è un polimero che consente di produrre la plastica DuraBio, prodotta, già prodotta da Mitsubishi. E se vedete, è interessante anche questo, perché non è assolutamente un drop-in questa plastica, ma è una plastica bio con caratteristiche migliori rispetto ad altre. Per esempio, qui confrontiamo il DuraBio, appunto quello in verde, col polimetilmetacrilato, che è quello in blu, e o policarbonato, che è quello in rosso, e vedete che per alcune funzioni è più performante, o comunque nella somma è più performante. In particolare mostra un'elevata trasparenza e un'elevatissima resistenza al grafio, per cui è già stato utilizzato da Sharp per uno smartphone, da Mazda per la carrozzeria del modello CX-5, da industria cosmetica per fare i flaconi, ma anche per altre parti automobilistiche. Quindi, per finire, dalle materie prime di origine vegetale possiamo ottenere tantissimi prodotti, tantissimi materiali, tutti quelli che abbiamo elencato nell'oleochimica, compresi alcuni tipi di bioplastiche nuove, materiali per la bioedilizia, prodotti cosmetici, nutraceutici e anche farmaceutici, e non solo materiali che imitano quelli già esistenti. Naturalmente il drop-in è molto ricercato perché si tratta di materiali, soprattutto per le plastiche, che hanno un mercato consolidato e un metodo di produzione consolidato, e quindi comportano, diciamo, poco sforzo, mentre questi altri materiali possono comportare qualche rischio da questo punto di vista, ma sicuramente molti vantaggi. E inoltre, come abbiamo visto, questo tipo di approccio coniuga non solo l'innovazione con la tradizione, ma soddisfa alcuni bisogni della società e del benessere della società stessa. Grazie, io avrei finito. Grazie professoressa per il suo intervento, davvero molto interessante. Io vengo da un ambito di ricerca un po' diverso. Mi sentite? Sì, professore, la sentiamo. E dicevo, io vengo da un ambito di ricerca un po' diverso, però è sempre molto interessante vedere cosa si sviluppa su diversi. Mi sentite? Sì, professore, la sentiamo. Io non so se mi sentono, però. Sì, sì. Sì, sì. Scusate, siamo andati su Netflix. Non so come mai. Eccoci. Mi sentite adesso? Sì. Lì la telecamera è rossa, quella lì, però. Mi sentite? Sì. Mi sentiamo. Ah, ok, scusate, ma siamo andati su Netflix in modo inaspettato. Niente, grazie Nicoletta per questa carrellata su queste interessanti trasformazioni. E avete visto che, per esempio, c'è stato un caso in cui
è stato mostrato come una piccola trasformazione chimica di un prodotto base può mutare le sue proprietà poi applicative, e basta renderlo magari più lipofilo o meno lipofilo, visto il caso di quell'estere, di quell'antiossidante, in cui probabilmente veniva aumentata la lipofilia facendo l'estere metilico. Quindi questo è un aspetto delle applicazioni della chimica, con piccoli cambiamenti strutturali ottenere significativi miglioramenti di proprietà. Io non so, ecco, se avete domande, io rimango con le perplessità economiche, però se avete altre domande, fatele pure. Dai docenti non sono arrivate domande, né in chat né nessuno ha alzato la mano. Sì. Io ho solo una curiosità per la professoressa, ad esempio, oltre appunto, sì, effettivamente quanto questi nuovi sistemi con le loro ottime proprietà sono applicabili in una vita reale. Abbiamo visto vari esempi, però da lì a sostituire, diciamo, un prodotto con questi nuovi materiali, forse ci vuole ancora un po'. Quant'è la scalabilità industriale, la produttività di questi prodotti? E poi, secondo lei, volevo chiederle, in questo ampio panorama che ci ha presentato, quale può essere, secondo lei, la cosa che può più interessare dei gruppi di ragazzi, quali quelli delle scuole superiori, quindi per stimolare l'attenzione degli studenti di 16-17 anni, quali possono essere i concetti che più possono interessarli, piuttosto che incuriosirli, anche il semplice discorso di economia circolare, piuttosto che economia lineare, potrebbe essere un punto importante su cui intervenire. Ma allora, per quel che riguarda la domanda del professor Majorana, cioè riguardo all'economicità, naturalmente dipende sempre tutto da come viene creata la filiera e soprattutto dalla domanda. Adesso, per esempio, le aziende devono presentare il bilancio di sostenibilità a fine anno e quindi, esempio, io sono stata recentemente interpellata almeno da 2 di esse per avere consigli su proprio una sul caffè e una sui lubrificanti, perché è molto importante dimostrare di avere attenzione per questo tipo di argomenti. Per quel che riguarda i lubrificanti, già il tema dei costi è relativo, perché sì, aumenta naturalmente il costo utilizzando un olio vegetale, ma non così tanto da far dimenticare i vantaggi. Come ho fatto vedere, purtroppo sono stata molto veloce, ma il fatto stesso di risparmiare sulla vita degli utensili, quindi dei macchinari, già costituisce un beneficio economico. Per altre applicazioni, certo, è più difficile. Però, per esempio, l'analogo del polietilene terephthalato, del PET, fatto dal furan di carbossilico, è molto fortemente sostenuto sia da Coca-Cola che da Danone, perché queste aziende riconoscono l'importanza di fornire un packaging, quindi bottiglie, vasetti, quello che è, di origine bio, perché il consumatore lo va a cercare. Io ricevo tantissime mail. E per quel che viene, per venire invece al secondo aspetto, cosa può interessare gli studenti? Io ricevo diverse mail da studenti che sono interessati ad alcuni aspetti, massimamente dall'aspetto dell'economia circolare, ma molto anche sull'utilizzo di, per esempio, della pianta di canapa, che può essere utilizzata in tutte le sue parti. O anche sul riso c'è molto interesse. Quindi io non so, penso che uno studente di scuola superiore, soprattutto del quarto o quinto anno, poi dipende se è di liceo o di istituto tecnico, ma potrebbe essere molto interessato a questi temi, della circolarità e della biosostenibilità, insomma.
L'altra, mi aveva chiesto qualcos'altro forse lei, Francesca? Ma no, in generale ha più o meno risposto a quelle che erano le mie curiosità, anche perché adesso? No, c'è un docente che vorrebbe fare una domanda, quindi non vorrei togliere spazio a loro, okay. Che magari, poi noi magari possiamo anche vederci in separata sede e chiacchierare. Sì, certo. Sì, perché vedo forse in alcune officine meccaniche questo. Sono io, buongiorno a tutti, sono il professor Tonani dell'IT Storiani di Cremona. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia domanda riguarda gli oli esausti domestici. Io abito in una città che è Cremona, dove la raccolta differenziata, diciamo, è molto elevata, ma questi oli è soltanto da circa un anno e mezzo che vengono raccolti con i famosi contenitori gialli. Prima almeno io li conferivo direttamente nella discarica della mia città. Quindi la domanda che volevo porle è questa, cioè a livello italiano a che punto siamo con la raccolta di questi oli alimentari destinati al riciclo? Grazie. Allora, dipende moltissimo. Anch'io la faccio da parecchio tempo, raccolgo gli oli di frittura, frigo veramente pochissimo, però l'olio di frittura, l'olio dei sottoli, per dire queste cose qui, li mettiamo a casa mia, li mettiamo in un bidoncino e poi li portiamo in discarica, perché nel nostro comune non c'è la raccolta differenziata. C'è però in discarica, c'è il bidone olio vegetale diverso. In alcuni, e mi fa piacere che a Cremona invece ce l'abbiate, io pensavo di proporlo anche nel nostro comune, mi sembra strano che non sia stato ancora fatto. In altri posti invece è molto più vivace, diciamo, questa raccolta, per esempio a Genova, perché c'è un imprenditore di Genova che faceva, adesso non so che cosa, se lo faccia ancora, ma faceva il biodiesel dall'olio usato di frittura. Credo, non so se fa ancora biodiesel, ma sicuramente ci farà qualche altra cosa. Dipende un po' dalla sensibilità del pubblico, da come viene stimolata la sensibilità del pubblico. E per quel che riguarda l'Italia, sì, so che ci sono alcune zone che la fanno. Io ritengo che sarebbe fondamentale, anche perché per due motivi. Uno è che possono essere riutilizzati per fare appunto biodiesel o lubrificanti o altri prodotti. L'altro motivo è che appesantiscono notevolmente gli impianti di depurazione dell'acqua domestica. Quindi se il cittadino lo sapesse, probabilmente lo farebbe. Io pensavo, per esempio, di proporre un'attività nelle scuole, cioè ai bambini, perché è meglio insegnare ai bambini fin da piccoli. Se ogni bambino dici porta il tuo vasettino della cotoletta, dell'olio avanzato della cotoletta che fai bene all'ambiente, magari si incomincerebbe a instaurare una sensibilità di questo tipo. Questa, mi fa piacere che lei abbia sollevato questo tema, perché la ritengo una cosa molto importante e molto facile da realizzare, tra l'altro, non ci vuole tantissimo. Se meglio ancora se il comune fornisce il bidoncino, perché appunto si possono fare poi tante cose da questi oli. Tra l'altro l'olio di frittura sì, diventa un pochino acido, ma poco, è comunque già buono per essere trasformato tal quale, una volta filtrato dalle particelle solide è già buono così com'è. E non so, era sempre lei che chiedeva. No, io ho finito, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie. Vedo in alcune officine meccaniche scolastiche. Sì, una docente dice che in alcune officine meccaniche scolastiche è di recente introduzione l'introduzione di biolubrificanti. Quindi penso che anche la scuola si stia un po', appunto, con l'educazione a concetti di questo tipo, si stia un po' attrezzando. E non so se la professoressa voleva anche intervenire in diretta. Altrimenti un'altra docente chiede che trattamenti subiscono gli oli della depurazione delle acque. Questo mi coglie impreparata, non lo so. So che la presenza di olio negli impianti di depurazione comporta sicuramente uno stadio in più. No, forse è vero, mi ero interessata tempo fa. Sicuramente comporta uno stadio in più. Mi sembra che vengano lasciati galleggiare, insomma, e poi viene separata
separato il surnatante, diciamo, e convogliato in un altro impianto, ma è chiaramente una operazione in più che si deve fare nell'impianto di depurazione. Ecco, se non ci sono altre domande, ci sono altre domande? Non so, sì, ci sono delle altre domande, non so se la professoressa Fracassi, che aveva introdotto il concetto dei biolubrificanti, volesse intervenire anche in diretta, e poi c'è ancora una domanda. Allora, no, il mio intervento era per dire che una sensibilità a prodotti magari anche più costosi sta diventando importante e anche le scuole stanno cercando, al di là delle, così, interventi didattici, anche proprio di fare dei cambiamenti interni e quindi investire anche in salute dei ragazzi e così utilizzare prodotti bio. Questa era l'unica mia osservazione. Sì, comunque effettivamente queste tecnologie, la sensibilità a prodotti biocompatibili, eccetera, eccetera, è un aspetto educativo importante. Sì. Bisogna sempre però tenere presente che il mondo va come va, quindi essere capaci di sollecitare l'attenzione al recupero e al riciclo, a non inquinare la natura, ma nei giusti limiti, perché nessuno produrrà mai qualcosa che gli costa di più solo perché è bio, a meno che qualcuno non gli paghi i costi. Allora no, qui certo. Poi si va su altri temi, cioè la funzione dello Stato in queste cose. E comunque sono tutti temi che dal punto di vista educativo io li trovo molto stimolanti. E quindi da parte mia ringrazio la professoressa Nicoletta Lavagna per averli posti sul piatto. Poi ognuno di voi cerchi di farne l'utilizzo migliore che crede e portandoli nelle loro classi. Comunque ci sono questi due aspetti che oggettivamente, secondo me, vanno sempre fatti presente. Costi e benefici. Certo, ma per esempio, riguardo ai costi, recentemente mi è capitato di parlare col direttore della ricerca di una importante casa automobilistica e anche lui diceva, certo, io ho visto che se uso il DuraBio, quindi la plastica, il policarbonato, diciamo, fatto con l'isosorbide, quindi da zucchero, se io uso quella plastica lì, risparmio uno stadio, perché altrimenti, parlava degli schermi sul cruscotto, quelli per vedere il tachimetro, eccetera, non so come si chiamino. E lui mi diceva, io normalmente devo fare uno strato di mettere uno strato di policarbonato e poi verniciarlo con un'altra resina per farlo più resistente al grafio. Ho scoperto che se uso il DuraBio mi costa di più, però risparmio uno stadio. Quindi è importante conoscere perlomeno l'esistenza di questi prodotti e poi valutare tutte le performance positive e quelle che lo sono di meno. Assolutamente. E l'altro punto che sottolineavi tu, che mi piace sottolineare, è quello di piccole funzionalizzazioni che possono effettivamente portare a grossi miglioramenti nell'attività di alcuni composti. E questo per uno studente di chimica è una cosa stimolante, altrimenti si limita, uno teme poi che si limiti tutto all'estrazione di alcuni prodotti. No, ci sono alcuni prodotti che così come sono servirebbero a poco, invece tu li attacchi, appunto, lo lipofilizzi un po'. Questo tema della lipofilizzazione sto scoprendo in questi anni che è molto importante per rendere, anche proprio per la biodisponibilità nell'organismo, anche per alcuni farmaci. Per cui penso che per studenti ci siano vari spunti. I lubrificanti, biolubrificanti, l'olio vegetale così com'è può essere utilizzato come lubrificante. Per esempio nei trattori, certo, se io devo fare, devo lavorare su un impianto metalmeccanico raffinato, no, ma se devo far andare il trattore va benissimo l'olio tal quale, anche quello magari usato di frittura. Sono, secondo me, tanti aspetti che potrebbero piacere a uno studente.
Sicuramente. Se non ci sono altre domande... No, abbiamo un po' di domande ancora. Se allora io mi devo assentare e Francesca, visto che sei il pallino in mano, continua tu per piacere. Ok, grazie. Arrivederci. Grazie Nicoletta, arrivederci a tutti. Grazie a te, ciao Stefano. Allora, abbiamo ancora giusto qualche domanda. Una docente chiede la relazione tra riciclabile e biodegradabile, soprattutto in rapporto al discorso che è stato fatto sui drop-in chemicals. Sì, allora, la relazione tra riciclabile e biodegradabile, scusi, in realtà non c'è. Sono due aspetti del tutto diversi. Il polietilene, il PET, sento un eco fastidioso, non so, vabbè. Il polietilene terephthalato, il PET delle bottiglie, è 100% riciclabile, lui, quello da fossile, normalmente. Tanto è vero che si fanno i pile tranquillamente di PET riciclato. Non è per niente degradabile, non sono espertissima nel settore, ma che io sappia non c'è nessun nesso. Può essere riciclabile infinite volte, che è sicuramente un vantaggio per molti aspetti, ma non biodegradabile. Viceversa ci sono... poi si inserisce un altro tema, se è troppo biodegradabile poi è poco stabile nel tempo, è un'obiezione che sollevano molti. E bisogna trovare il giusto equilibrio. Cosa dice? Poi, diceva soprattutto rispetto ai drop-in. I drop-in sono molto ricercati perché appunto il PET tipicamente, il PET sappiamo che va benissimo per fare le bottiglie, si sa come farlo, si sa che mercato ha e quindi naturalmente uno cerca l'esatta replica del PET, gli mette dentro un pezzettino, come facevo vedere, glicole tinenico della canna da zucchero, dice che è bio, avevo messo, poi l'ho tolta in una slide, la pubblicità di uno di questi materiali, che dice appunto 30% di origine vegetale, 100% riciclabile, che non c'entra niente con l'essere di origine vegetale, e però la gente dice, ah, guarda che bello. Per cui si sommano di tantissime cose. Invece la ricerca, soprattutto la comunità europea, spinge molto, nei progetti europei si richiede proprio che non... Io mi interesso della bio-based industries, dei programmi bio-based industries, e appunto si richiede che non siano drop-in, ma che siano veri nuovi bioprodotti, possibilmente con caratteristiche migliori rispetto a quelli tradizionali. Poi, magari, come anche lì, il caso del PEF. Il PEF, per esempio, per le proprietà barriere con la CO2, quindi per bottiglie che devono ospitare bibite gasate, è migliore di quello del PET. Per tante altre cose, invece no. Quindi, insomma, dipende sempre da un bilancio di fattori. E comunque non solo dal costo, perché ormai, almeno in Europa, ma anche negli Stati Uniti, la gente è disposta a pagare di più per un prodotto bio-based. Non so se ho risposto alla domanda. Penso di sì, perché la docente non ha più chiesto niente. Qualora ci fossero ancora delle cose da chiarire, ovviamente scrivete in chat e poi io condivido con la relatrice. Invece ancora un'ultima domanda di una docente che chiede se si riesce a ottenere cellulosa pura dai capi di vestiario che si usano attualmente, perché dice che un tempo servivano per la produzione della carta, ma ora con le sostanze elastiche che sono in esse contenute, forse si chiede se è possibile comunque dare una seconda vita ai capi di vestiario oppure no. Allora, questo è un tema molto caldo. Molto, molto seguito, soprattutto vista l'importanza dell'industria tessile nel nostro paese. Ricavare cellulosa dai capi di fibra naturale o di acetato di cellulosa? Perché dalla fibra sì, ma penso che già si faccia.
cioè un capo di cotone è sicuramente riciclabile, se è un capo di acetato di cellulosa non lo so francamente. Ci sono sì, no, la docente che parlava di ottenere cellulosa pura, forse appunto questo non è possibile con attualmente con non sono al corrente. Sì, magari ci appunto informiamo e sì, posso informarmi. C'è molto lavoro sul riciclo degli scarti delle produzioni tessili. Sicuramente si possono usare, c'è anche proprio sugli impianti di produzione, si produce un polverino che sicuramente si può utilizzare nella carta, però da un capo di vestiario non so bene, perché ormai quelli completamente di fibra naturale non sono tantissimi e delle fibre sintetiche c'è da lavorare. Invece abbiamo ancora un'ultima domanda, forse una docente che chiede come si potrebbe, secondo lei, inserire gli argomenti che ha trattato agli studenti della scuola superiore, visto che magari iniziano a familiarizzare con la chimica organica solo all'ultimo anno. Quindi se ci sono delle attività di laboratorio, magari, oppure qualche possibilità di magari anche senza i fondamenti della chimica organica, per cui si possa proporre questi argomenti agli studenti. Ma cioè, per esempio, la transesterificazione di un olio è una cosa semplicissima da fare in laboratorio, cioè uno prende l'olio, un po' di soda e di metanolo, quello potrebbe già essere un'esperienza facilmente realizzabile. Se oppure altre cose, ci si può organizzare e pensarne qualcuna. Alcune trasformazioni sono veramente molto semplici, consolidate, non rischiose. Quindi, per esempio, quella mi sentirei di suggerirla, transesterificazione di un olio, e poi vedi, beh certo, sarebbe bello poi far funzionare un motorino con l'olio transesterificato. Penso che si possa fare. Chimica organica, ecco, le reazioni di esterificazione, per esempio, sono, che almeno ai miei tempi erano piuttosto trascurate, nessuno ci dava tanta importanza, invece sono sempre più utili e quindi anche lì si potrebbe fare bisognerebbe trovare una semplice che venisse sempre, e però ci si può pensare. Bisogna vedere un po' rispetto ai programmi che fanno, perché in quarta fanno solo chimica generale. Io non sono al corrente adesso al momento. No, neanche io non so. Ci si può pensare, si può. Anche il fatto stesso, ecco, per esempio, l'estrazione di un qualcosa. Adesso io ho in mente Silver Skin o la pula di riso, poi dipende uno anche dove è alla scuola. Uno nell'omellina, per esempio, sarebbe facile pensare a procurarsi un po' di pula di riso, poi la metti lì nel tuo Soxhlet, estrai l'olio, caratterizzi l'olio o ci fai qualcosa. Quella è già un'esperienza che sensibilizza rispetto alla valorizzazione degli scarti. Questa sarebbe abbastanza facile da fare. Oppure, che ne so, estrarre un qualche carotenoide dalle bucce di pomodoro. Cose di questo genere sono abbastanza facilmente realizzabili. Ok, grazie. Non è necessario estrarre nella cellulosa supercritica. Nel Soxhlet si fanno tantissime cose e possono essere didatticamente valide, io credo. Sì, effettivamente con la tecnologia Soxhlet diciamo che poi le estrazioni che possono andarsi a fare da matrici naturali sono molteplici, quindi esatto. Non, cambiando la matrice e il solvente di estrazione, diciamo, uno può apprezzare anche in un laboratorio didattico varie esperienze. Invece abbiamo ancora un'altra docente che chiede
che anche se non dice, non è proprio legato al tema che è stato trattato, se può dirci qualcosa circa la produzione di plastiche da batteri più o meno ingegnerizzati, magari coltivati in liquidi provenienti da spazi dell'industria alimentare. Allora, non è il mio settore perché io appunto lavoro solo con chimica e non con batteri, però ci sono alcune storie note. Una è tristemente nota, è la storia di Bion, non so se questa docente è al corrente, che produceva, diceva di produrre appunto polidrossialcanoati. Poi c'è un'altra azienda in Puglia. Sì, ci sono, non ne so molto, so che ci sono alcuni batteri che sono in grado di fermentare anche, forse è stato fatto anche col siero di latte, che è molto appunto zuccherino, che sono in grado di fermentare e produrre questi polidrossialcanoati. Però che io sappia siamo ancora abbastanza lontani dal vedere un manufatto. Io ricordo ai tempi di Bion che avevo chiesto che mi mandassero qualche cosa, mi hanno mandato proprio due ossi di cane grandi così e basta, e poi sono saltati per aria, insomma, bisogna stare anche molto attenti. In certi settori ci sono anche delle speculazioni, però appunto non conosco il processo, non lo conosco. È un processo fermentativo che immagino sfrutti la fermentazione di zuccheri. Beh, noi in passato in un mio progetto abbiamo lavorato sulla... però lì era diverso, lì partivamo dalla cellulosa, della canapa, prima con un trattamento organosolve separavamo i due zuccheri, poi li facevamo fermentare e lì in quel modo abbiamo ottenuto il lattico, per esempio. Poi dal lattico si va al polilattico, naturalmente, che è attualmente, che io sappia, l'unica bioplastica di questo tipo in commercio. Grazie. Sì, magari riguardo a questo punto, io so ad esempio che i batteri ingegnerizzati ultimamente per temi di ecosostenibilità o comunque di tematiche molto che abbiano a cuore molto l'ambiente, sono utilizzati ad esempio per trasformare la CO2, che è un altro dei problemi che abbiamo oggigiorno, in altri prodotti chimici più utilizzabili. Anche questo non è il mio campo di ricerca, però so che appunto magari l'ingegnerizzazione dei batteri sicuramente ha molto a cuore il punto dell'ecosostenibilità e quindi si può sviluppare in vari ambiti, dalle bioplastiche a altri sistemi. Sicuramente. Invece abbiamo la professoressa Nekgen, che forse voleva fare anche lei un intervento, che ha alzato la mano, quindi se si vuole connettere, le lascio la parola. Volevo dire a quella collega che aveva chiesto prima per le esperienze di laboratorio, che effettivamente in un liceo la chimica organica e le esperienze relative si fanno soltanto in quinta, e che quindi purtroppo il Soxhlet non è facilmente utilizzabile in un liceo. Però negli istituti tecnici, ovviamente, ad indirizzo chimico, in chimica organica, possono fare tante esperienze in questo senso, molto interessanti. Grazie. Grazie per questo intervento. Sì, effettivamente magari per noi è un po' più difficile perché siamo fuori dalla scuola, effettivamente, capire quali possono essere le esperienze effettivamente effettuabili, mentre appunto il vostro prezioso contributo da docenti o ex docenti sicuramente aiuta anche per dare agli iscritti al corso le informazioni utili per sfruttare il materiale che ci viene proposto dai relatori. Al momento non ci sono più domande. Non so se qualcuno avesse ancora qualche domanda. Adesso, è proprio arrivato adesso, qualcuno che chiede, potrebbe andare bene anche qualche video su YouTube. Sì, sicuramente ci sono delle esperienze, anche le esperienze in laboratorio di cui parlava la relatrice, potrebbero già essere state piegate da qualcuno e rese disponibile il materiale multimediale, questo sì. Non so se Carmen e Donatella hanno qualche
qualcosa da aggiungere da veterani e da studenti dell'ambito, sicuramente avranno dei preziosi consigli. Volevo aggiungere solo una cosa, su YouTube la transesterificazione c'è e ce ne sono parecchie di esperienze sulla transesterificazione, quindi possono tranquillamente usare quei video. Ottimo, grazie quindi per questo ultimo contributo. Io vedo che dai docenti non ci sono più domande. Non so se qualcuno vuole ancora aggiungere qualcosa o se per questo primo incontro abbiamo chiarito i punti che potevano interessarvi e poi, come è stato detto anche all'inizio del corso, vabbè, adesso noi, con la professoressa Ravaldo, quando si fornirà il materiale, condivideremo con voi il materiale di questa lezione. La lezione è stata registrata, quindi appena avremo informazioni certe, vi faremo sapere dove potete trovarla sul canale degli Incei su YouTube. E poi appunto sia la professoressa che anche noi siamo a disposizione qualora qualcuno avesse delle curiosità o comunque magari anche elaborando questi contatti con gli studenti, se ci fossero curiosità o comunque richieste, noi siamo ovviamente sempre disponibili per supportare la vostra partecipazione al corso. Non so se la professoressa Ravasio voleva concludere il suo incontro o se dall'Istituto Lombardo, Carmen o Donatella volessero ancora aggiungere qualcosa, se no potremmo anche chiudere qui il nostro primo incontro. Solo una breve chiusura, sono Carmen. Okay. Solo una breve chiusura, intanto vabbè, ringraziamo tutti della presenza e dell'ascolto, eccetera, soprattutto la professoressa Ravasio, perché mi è sembrata una lezione con un sacco di spunti che potrebbero essere approfonditi. Ecco, io vorrei dire una cosa, il numero di docenti elevatissimo di questo corso è anche formato da gruppi diversi di appartenenza a scuole diverse, perciò l'uso anche che si può fare di queste lezioni verso i ragazzi è molteplice. Negli istituti tecnici possiamo fare poi lavori di laboratorio, eccetera. Ma quello che è comune e importantissimo, secondo me, da riversare sugli studenti è per dire è proprio l'aspetto culturale, il cambio di paradigma anche rispetto all'uso di certi materiali che loro sono abituati ad avere, far sapere loro che esistono anche altre possibilità. E questo mi sembra, sotto l'aspetto culturale, molto importante. D'accordo, d'accordissimo. Sì, assolutamente. Quindi se non ci sono più interventi, ringraziamo ancora la professoressa Ravasio per il suo interessante intervento e per la sua disponibilità e appunto sia noi che la professoressa siamo assolutamente a disposizione per approfondimenti su questo tema che ha molteplici punti di interesse dalla chimica in sé, ma poi all'applicazione, all'ecosostenibilità di questa applicazione chimica che può essere attuata quotidianamente per migliorare e cambiare la vita, la quotidianità di tutti, insomma. Quindi grazie molto alla professoressa e grazie a tutti voi per aver partecipato. Vi terremo informati, appunto il calendario degli eventi lo conoscete, io e Luigi che fa con me vi forniremo poi tutte le informazioni per i prossimi incontri, ovviamente si utilizzerà sempre questa piattaforma, le maggiori informazioni le avete già, però qualunque dettaglio vi sarà fornito e in caso di necessità non esitate a contattarci. E quindi auguriamo una buona serata a tutti e grazie per l'attenzione. Grazie a voi tutti, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie professoressa, buonasera. Buonasera. Arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera.